soldi, abbiamo capito che ci vorranno circa tra gli 8 e i 10 milioni di euro per mettere in sicurezza, e questo non vuol dire metterlo a norma antisismica, ma quantomeno renderlo un posto sicuro, tutti gli immobili che riguardano il polo di Carrara, quindi monoblocco più il vecchio pronto soccorso più le varie strutture corollarie. Questo è un qualcosa che un po' ci preoccupa, poi dopo il DEPA farà una, aggiungerà, entrerà ancora più nel merito, perché noi sappiamo, ringraziamo anche il comitato per, per primo e pronto soccorso. Per il primo soccorso, che diversi anni fa iniziò la battaglia, raccolsero 12.000 firme. È una battaglia che comunque poi abbiamo visto come è andata a finire, una battaglia è stata persa e si sono verificate tutte le denunce che il comitato stesso diceva negli anni, cioè senza valorizzare questa struttura si spopolerà tutta quell'area, diventerà un grande edificio abbandonato. In realtà su 7 piani 5 sono utilizzati, devo dire anche abbastanza bene, sono state create delle esperienze virtuose nell'oculistica, poi Andrea, il nostro medico chirurgo, saprà entrare ancora meglio nel discorso. Rimane nel problema dei 2 piani inutilizzati e degli immobili dietro che sono direi completamente inutilizzati nel vecchio pronto soccorso. Tutte cose già preannunciate dal comitato, qualcuno negli anni non ha voluto vedere questa cosa, è andato nella direzione della privatizzazione della sanità, nei 4 grandi ospedali toscani, nel project financing, tutte cose ormai note, e anche in quel modello lì dell'intensità di cura dove si cerca di mettere tutto accentrato, ti cura velocemente in modo intenso, poi ti manda a casa anche in modo veloce. Sono oggi con i nostri occhi abbiamo visto quello che da anni denunciavano i comitati, gli esperti del settore, cioè che i 4 ospedali a calore robotici. Buonasera. Arriva quando vuoi. Faccia pure col comodo, senatrice. Ho dovuto pagare il parcheggio. Il parcheggio del project financing, a proposito. E chi? Siamo in diretta? Ah, beh, allora l'impostazione cambia. No, velocemente, poi lo rubo. Su cose completamente diverse. Insomma, vediamo queste conseguenze qua. I progetti dei 4 ospedali sono 4 ospedali gemelli. Nella sfortuna, noi siamo stati sfortunati, fortunati perché l'ultimo ospedale in qualche modo sono riusciti a portare alcune piccole migliorie. Pensate come sono messi quelli di Prato, Pistoia e Lucca. Tutti e 4 ospedali hanno problemi di soccorso. Il pavimento resina, che a massa c'è un pavimento resina, che vuol dire un pavimento che dura di più negli anni, a differenza degli altri ospedali dove nel sala operatoria non c'erano nemmeno il pavimento resina, cioè dei pavimenti che probabilmente dureranno molto poco. Il punto è che questi ospedali sono stati progettati da un grandissimo architetto che è Renzo Piano, che però per bocca di lui stesso ha ammesso qualche anno fa, non è che ho fatto proprio migliore dei miei lavori, perché comunque alcune problematicità si erano palesate già nel 2002, quando all'epoca dell'inizio di questa bozza di progetto. E oggi vediamo le conseguenze: mancano gli spazi per il pronto soccorso e sono stati progettati male. Infatti c'è tutto l'impegno della dirigenza, degli operatori, degli infermieri di fare il meglio che possono con quello che hanno. Poi tutti noi abbiamo visto con i nostri occhi com'è la situazione là, no? Un anno fa c'era un problema anche nella sala operatoria, soccorso. Quindi chiudo velocemente, così passo la parola agli altri. La questione è grossa, perché oggi si presentano questi mostri che si sono creati negli anni, quindi andremo a governare una città con un grande immobile che non si capisce con quali intenzioni la politica, che progetto di riqualificazione e recupero ha su questi immobili, perché se si sceglie di mettere la norma è una strada, se si mantiene la destinazione sanitaria è una strada, se si vuole modificare la destinazione addirittura da sanitaria a qualcos'altro, edilizia scolastica, non lo so, è tutto un mondo da esplorare. Le risorse sono sempre di meno, poi noi qua siamo famosi in tutta Italia per il buco dell'asta dei 400 milioni di euro, e si sono visti, cioè diciamo che anche alcune brutte abitudini non sono state cambiate. I 2 piani, abbiamo visto che i nostri occhi, la diretta streaming un po' vi ha raccontato, ci sono degli strumenti abbandonati lì, cioè un po' di casino c'è ancora, no? Scusa Giacomo, ma la proprietà è regione? L'immobile, sì, tutto quello che... Tutto regione di competenza. Sì,
tutte le strutture dell'ASL significa regione. Sì, sì, quello lo sa, ma anche proprio il fabbricato, diciamo, da mettere a norma e tutta la competenza regione. Assolutamente. Poi chiudo per gli altri interrogano, eccetera, eccetera. Ovviamente noi oggi abbiamo affrontato in particolare la questione delle strutture fisiche, dove il cittadino si rivolge per un primo soccorso, per delle operazioni così, poi ovviamente la questione sanitaria si allarga, non vi sto a dire i dati che sappiamo su Massa Carrara, la provincia dove si muore di più che da altre parti, dove i progetti di bonifica sono più indietro che da altre parti. Solo quest'anno eravamo testimoni di Matteo Martinelli in un incontro con la Camera di Commercio, c'era il sindaco e altri soggetti, abbiamo, con delle domande, sembravano domande scomode, abbiamo scoperto che dopo 15 anni non si sapeva ancora chi dovesse fare il progetto di bonifica tra Sogesit, che è la società del Ministero, e l'autorità idrica toscana, che è una società direttamente competente della regione. Dopo 15 anni sembra che si sa da qualche mese che il progetto di bonifica lo dovrà fare Sogesit, quindi abbiamo individuato dopo 15 anni chi deve fare il progetto, poi ora c'è da trovare le risorse per fare il progetto e lavorare le caratterizzazioni, eccetera, eccetera, arrivare poi alla definitiva rimozione del problema, perché qua abbiamo un problema a monte di prevenzione. Ogni miliardo di euro che spendiamo in prevenzione ne recuperiamo 3, perché io prevenisco. Se prevengo il prof di lettere, se prevengo il male, però ti devo curare, lo devo spendere. E qua paghiamo tutte queste deficienze. Va bene, io ho il cappellino così veloce, direi che ho chiuso, diamo spazio alla senatrice, al nostro medico chirurgo e soprattutto al candidato sindaco. Io sì, magari mi infatti, era per quello ti volevo liberare. No, diciamo, da un punto di vista sanitario, quando si va a valutare queste strutture ci si trova di fronte quasi sempre a un muro invisibile, chiamiamolo così, che è quello di un muro difensivo. Il sistema si difende qualche volta anche in maniera, come dire, un po' approssimativa, però è un sistema che cerca di rendere al massimo quel poco che riesce a dare. Questo in realtà è il meccanismo che di solito ci si trova in questi contesti, per cui trovi dei direttori sanitari dell'ospedale, trovi dei medici di reparto, trovi dei primari, trovi i caposala, eccetera, che casualmente, mettiamola così, si trovano quasi sulla stessa linea nel difendere che quello è il massimo che riescono a fornire, quello è il massimo che riescono a erogare. È chiaro che sono dei soggetti che fanno parte del sistema, quindi sono strutturati, sono a loro volta sotto ricatto per certi versi, perché possono essere rimossi dai politici di turno, quindi è anche normale che cerchino di difendere quello che hanno fatto. Quello che noi verifichiamo di solito è che gli operatori, comunque, comprese certe direzioni anche di certi responsabili, sono l'unico sistema di valore all'interno del sistema sanitario, perché l'organizzazione e la politica ha fatto e continuerà a fare, se non si fa il 41%, continuerà a fare dei disastri straordinari. I 4 ospedali in project financing sono dei disastri di progettazione, sono dei disastri fin dall'inizio, perché il sistema è stato congegnato in maniera tale che il concessionario privato aveva la garanzia che questi 4 ospedali li avrebbe fatti comunque, anche se fossero stati evidenziati errori marchiani, perché gli errori furono visti già ancora prima di realizzare il primo ospedale toscano, che è quello di Prato, perché erano già stati visti sull'ospedale di Merano, che è uno dei primi ospedali project financing realizzati e sul quale, su quell'esperienza lì, Piano disse era meglio se non li facevo, perché non vanno bene, andrebbe. Lo sai che sono strutture che non dovevano, che non avrebbero assolto a dei compiti
sanitari importanti, perché hai continuato a farli? Perché col concessionario privato hai siglato un accordo che comunque si facevano tutte e quattro con quelle caratteristiche senza modificare progetti strada facendo? In un contratto di questo tipo, che voleva dire grosso modo 500 o 600 milioni, mi pare 760 milioni in tutto come interventi, c'era anche quello di Livorno che poi per fortuna non si è fatto, quindi si è speso di meno. Ma in un intervento di questo tipo, di tipo strutturale, te non prevedi nel contratto col concessionario che puoi cambiare strada facendo se vedi che ci sono e verifichi che ci sono delle criticità importanti? A parte era facile prevederlo, non è che c'era bisogno di essere laureati in ingegneria civile per capire che avevano generato dei mostri con open space, come si dice? Open space. Open space monumentali. Te com'è che chiami Trump? Trump. Mi piace di più. Quindi diciamo, l'ho cominciato a chiamare Trump dopo che Grillo l'ha chiamato Pannocchia. Mi sembrava che ora siamo in diretta, magari. Va bene. Se era sfuggito a qualcuno. Ora lo sanno tutti. Cioè, open space che sono assolutamente monumentali, sembra di entrare in un aeroporto, un centro commerciale, no? Questo è. E poi c'è il pronto soccorso e c'è una sala d'attesa di 10 posti. Ma è una cosa folle, cioè, questo non è che c'è bisogno di essere laureato per capire che le cose non potevano andare bene realizzandoli in quel modo lì. Senza pensare il costo eccessivo, il vantaggio enorme che il privato ha rispetto al servizio pubblico, perché comunque il concessionario è garantito per 20 anni rispetto a diverse decine di milioni all'anno per ogni ospedale, per quanto riguarda poi tutto il sistema esternalizzato che è da parte non sanitaria, dalla sterilizzazione dei ferri chirurgici, alle lavanderie, alle mense, al servizio di pulizia, ai parcheggi, ai centri commerciali che sono all'interno della struttura. Cioè è una cosa impensabile, come dire, che il pubblico riesca a indebitarsi per 20 anni, perché poi si tratta di questo, si indebita per 20 anni con un concessionario privato e sottrae ulteriori finanze al servizio pubblico. Tant'è vero che l'Europa ha richiamato l'Italia su tutti i livelli del progetto di finanza. L'Italia ha speso, da quando esiste questa modalità di commistione con il privato, ha speso 19 miliardi, in tutto il resto d'Europa se ne è spesi 16. Di miliardi. Questo per darvi l'idea di come il richiamo europeo era inevitabile, cioè è troppo svantaggioso per il pubblico e troppo vantaggioso per il privato. Questo è un pochino il... È chiaro che quando vai a vedere queste cose, le verifichi con un certo grado di anche elementarità, cioè non c'è bisogno di essere ingegneri, è chiaro che ti accorgi che chi lavora all'interno e deve organizzare quelle strutture fatica a organizzarlo, quindi se riesce a ottenere dei minimi risultati magari gli sembra anche di aver fatto un buon lavoro, e forse è così, stando così le cose. Il problema è che questi soggetti, anche magari competenti, primari, anche direttori scelti comunque dalla politica, quindi stendiamo un velo pietoso, però quando si trovano a lavorare in quel contesto lì si sentono quasi degli eroi, aver realizzato qualcosa, no? Che gli sembra corretto, sono riuscito a recuperare una stanza di qua, ho messo il pavimento, sì è vero, in resina, perché ho risparmiato su pensili, cioè tutte cose anche per certi versi ragionevoli, però si torna al problema che sono costretti a lavorare sugli effetti, e che è il modo più becero della politica di fare populismo. Cioè, il populismo vero è quello che lavora sugli effetti e non sulle cause di un problema. Quello è il populismo vero, non è il richiamo al popolo, anzi il richiamo al popolo è una cosa straordinaria, lo piace, ma il populismo vero è quello che ti porta a lavorare continuamente sulle emergenze, perché fanno notizia. Un elicottero fa più notizia di un'ambulanza, perché un elicottero lo vedono 1 milione di persone, l'ambulanza fa meno notizie perché la vede 200-300 persone. Ecco che quindi il sistema del soccorso è così pompato,
nella nostra regione ci costa 36 milioni l'anno, ma privano il territorio di guardie mediche, privano il territorio sull'emergenza territoriale. E questa è l'operazione che fanno, quella di visibilità. Tant'è vero, si fregiano di aver fatto 4 ospedali nuovi, ma non raccontano che hanno fatto 4 disastri, perché hanno speso soldi pubblici senza che siano efficienti come dovrebbero essere. In più hanno impoverito le periferie attraverso il modello per intensità di cure. Quindi hanno chiuso ospedali periferici, hanno impoverito la sanità, diciamo, territoriale sotto molti profili. Cercano, in una, sì, questa è un po' la lettura che sto dando io, cercano una realtà come quella di Carrara, dove c'era un ospedale funzionante e con certe caratteristiche, di recuperare almeno qualcosa di clinico. Questa è l'impressione che lasciamo. E qualcosa che ci lasciamo, per quello che abbiamo visto noi e per quello che ci hanno raccontato, è qualcosa che sembra, almeno su alcuni ambiti, funzioni abbastanza bene. Hanno fatto vedere un'oculistica che loro dicono tempi d'attesa praticamente zero. Ora, questo è da verificare. A noi ci hanno detto tempi d'attesa zero per l'oculistica. Anche per quanto riguarda gli interventi di cataratta, non c'è lista d'attesa in questo ambito, nell'oculistica. Così hanno detto la stessa cosa per la dermatologia, così hanno detto la stessa cosa, questo è quello che è stato riferito. Sì, poi mia mamma si deve operare a Riviera, ci vuole un anno d'attesa, e lui ha detto, ma però per Riviera. Però diciamo, vi dico le cose di cui si fregiano loro. Poi sulla chirurgia vascolare hanno detto che, siccome ci sono tante strategie di intervento, allora chiaramente in un posto si fa il laser, in quell'altro cioè, è stato bravo a fare il direttore. Ha fatto il direttore manipolativo, diciamo, sta un po' preso per il culo, via. Diciamo. Io ero lì come questo. Però diciamo, si può dire, vero? No, tanto siamo solo indiretti per 10.000 persone. Atomica, no, è una parte anatomica. No, è stata una brava persona, però vedete che lui c'ha il ruolo di direttore, non è che si poteva proprio, no? Non siamo così ingenui. Insomma, su questo chiaramente poi faremo anche le dovute, come è giusto che sia, verifiche, no? Nel senso che andiamo a vederle poi le liste d'attesa, quando finalmente, come vogliamo noi, saranno davvero informatizzate in maniera trasparente. Non a caso su questa faccenda si è ottenuto anche l'approvazione di una mozione a livello nazionale sul discorso delle liste d'attesa, eccetera. Quindi vediamo che poi che cosa si riesce a realizzare. Credo che quella struttura che c'è qui a Carrara, il vecchio ospedale, sia comunque una struttura che potrebbe, sia dal mio punto di vista, davvero valere la pena di spenderci anche 8-10 milioni per mantenere un certo profilo. Sicuramente ne vale la pena se si fa funzionare 12 ore al giorno come minimo. Questo è l'elemento critico, cioè quello che preoccupa è che ci sia una struttura come quella, che ha tanto spazio, tanta disponibilità, e alle 3 del pomeriggio chiude. Allora io non dico il sistema di day surgery, il day hospital chirurgico per la cataratta o per piccoli interventi dermatologici, che debba essere aperto 12 ore. Quello può andare bene anche se concentri tutta l'attività nella mattina e poi si rimette il paziente alle 3. Ma la diagnosi, la radiologia, la TAC, la risonanza, come minimo dovrebbero funzionare 12 ore al giorno. È intollerabile che ci siano delle grandi macchine che costano così tanto e che non vengono utilizzate per tutto il tempo che è necessario. Se poi ci mettono la risonanza e non c'è personale dedicato a farla funzionare 12 ore al giorno, è come buttare via tantissimi soldi. Diventa un costo opportunità assolutamente insostenibile, che è il più delle volte gestito in maniera così maldestra, per cui o in maniera dolosa o in maniera inconsapevole, comunque favorisce il privato, una cosa del genere. Perché comunque è provato che pagare un radiologo, quindi assumere una persona per fargli fare TAC e risonanze in house, internalizzate, costa molto meno che convenzionarsi con il privato. Non solo costa meno, su 1700 circa prestazioni di questo tipo è dimostrabile che si assume una persona e si risparmia 30.000 euro che a far fare le stesse prestazioni in una struttura privata convenzionata. Quindi, ma veramente sono calcoli elementari, matematici, il costo della prestazione
lo moltiplichi per 1700 prestazioni all'anno, in un anno assume una persona con 70.000 euro e risparmi 100.000, di 100.000 euro diventano 30.000 euro di risparmio rispetto alla struttura. Questa possibilità esiste, c'è, quindi si tratta di avere personale adeguato numericamente perché il costo opportunità delle grandi macchine venga abbassato il più possibile, e per abbassarlo il più possibile bisogna fare tante prestazioni. Questo è un aspetto meramente economico, non c'entra più nemmeno nell'ambito tecnico. Ecco, credo che questa faccenda qui sia una faccenda che possa qualificare anche questa città, anche il fatto, perché è una struttura che funziona davvero a pieno regime, ha un indotto anche intorno che sicuramente amplifica le possibilità commerciali della zona, amplifica le opportunità di aprire negozi, favorisce anche un giro intorno al sistema. Ma se funziona così, che alle 3 di pomeriggio non c'è più nessuno, è chiaro che anche un'attività commerciale in quell'ambito lì, che ci fa? Muore inevitabilmente. Ecco, e quindi amplificare questa parte qui è importante. Direi su questa prima, diciamo, sopralluogo, questa prima ispezione c'è poco da aggiungere. Credo che sia importante come programma del Movimento 5 Stelle l'idea del rispetto del piano attuativo locale, eccetera, le casse della salute, ne possiamo parlare anche in un altro momento perché sennò diventa il discorso troppo lungo, però è importante anche spingere molto sì sul registro tumori, che è una cosa importante, deve essere attivato e fatto bene in tutta la regione toscana, se è richiesto tramite l'ARS, ci sono dei conflitti di competenza fra ARS e ISPO, cioè, però diciamo c'è un dato, non si deve spingere perché in quest'area sia fatta un'indagine seria sulle cause di mortalità, perché si sa da 30 anni, ma forse anche di più, che nella zona di Massa Carrara e di Viareggio si muore in maniera significativamente superiore che in tutto il resto della Toscana. Se c'è un dato certo è questo, ed è vero da 30 o 40 anni. Non si sta chiedendo dalla nostra postazione, diciamo, alle agenzie di fare degli studi seri per cercare di capire le cause di questo eccesso di mortalità. Guardate, noi si va dappertutto, si va su Damiata e ci dicono che si muore più che da altrove, si va a Volterra e ci dicono che si muore più che altrove. Si va in Damiata, non c'è nessuno, cioè, però i dati, come per fortuna, non sono un'opinione, e vi assicuro che gli unici dati significativi di mortalità preoccupante sono nella zona di Massa e Carrara e nella zona di Viareggio. Tutto il resto dei dati ognuno chiaramente lo sa, lo vede. Ci vuole uno studio, ma le cause le sappiamo, no? L'eredità del panchino, diciamo, sono siti di interesse, di inquinamento, di interesse che andrebbero bonificati, ci sono molti aspetti, però uno studio serio vuol dire anche cercare di capire la tipologia, perché grazie alla tipologia del tipo di problema, per esempio di tipo tumorale, puoi risalire a quali sono i fattori chimici più importanti, quindi puoi fare anche interventi più mirati se fai uno studio di un certo tipo, quindi fare lo studio diventa fondamentale. In questo momento forse più importante del registro tumori, fare uno studio in quest'area. Poi il registro tumori va fatto a livello regionale, va monitorato bene, sorvegliato bene la popolazione rispetto a queste problematiche. Però in quest'area e a Viareggio è l'aspetto su cui davvero non ci sono dubbi sul fatto che si muore di più che altrove. Mentre sulle altre zone, qualunque posto si vada, Peccioli, Orbetello, a tutti gli sembra di morire di più che altrove. Questo è un fatto, perché tutti si conosce qualcuno che purtroppo è stato ricoverato in ospedale, poi va in ospedale, senti la c'è cioè, un aspetto inevitabile di soggettività, perché in ospedale parli solo, ma lo sai, è morto anche lui, ma lo sai, è morto. Cioè, quindi è chiaro, nel nostro piccolo, senza vedere il disegno generale, si tende ad autoreferenziarsi tutti quanti, cioè, quindi questo è l'elemento. Visto dall'alto, i dati sono questi, cioè, qui bisogna fare degli studi seri importanti su queste due aree.
Io vi saluterei Andrea Firenze. Allora, che dire? Cioè, noi avevamo già fatto una visita quando ancora non era completo. Io la prima qualcosa che gli ho chiesto è quella delle porte, dei bagni, perché hanno ancora le porte che si aprono verso l'interno, e nonostante sia passato un anno e mezzo, cioè dall'apertura, hanno in mente ora forse riusciranno a trovare una porta che potrebbe funzionare, anche perché i bagni sono piccoli. Ma questo è per farvi un esempio che noi avevamo segnalato nella questione che c'erano delle cose che non andavano. Il problema è anche, è vero, che quando si fanno quei contratti, poi lì nessuno ti dà l'autorizzazione a portare delle modifiche. Ma perché questo? Perché lì non è solo un progetto in cui piano se ha fatto male questi, mi ora si occuperà del progetto Casa Italia, Casa Italia sulla questione dei terremotati, non oso immaginare, ma lasciamo perdere perché sarebbe un discorso troppo ampio. Il problema è la politica, perché quando tu vedi sulla carta un progetto che a misura era assurdo, perché le stanze sono queste e i due letti, per far uscire un letto devi spostare il primo. Nella maternità uguale, non c'è lo spazio per le culle, stanno tutti, cioè bene o male sono piccoli. Però è assurdo, ma lo vedevi nel progetto, è inutile che mi stai a dire è la misura minima, ho capito. Rispondere ai quesiti minimi. Cioè, ma anche in carcere, c'è cioè, 2x3 ma ci stanno 3, e cazzo, e mettiamo uno sull'altro. Ma non è questo il modo di procedere, perché chi ha bisogno dell'ospedale ha già un problema fisico e c'è un problema mentale, perché è un disagio che coinvolge tutti, la famiglia, i parenti, cioè tutto il contorno, e non se n'è mai occupato nessuno di questa cosa qua. Cioè quando oggi ci spiegavano il fatto che stanno cercando di trovare il canale di comunicazione tra il paziente preso in carico e il parente che è fuori, ma perché basilare? Cioè io ho avuto mio padre dentro e tu non sai se questo sta per morire, se lo puoi salutare, se, cioè, se sta bene. Una comunicazione me la devi dare. Sono questi poi tanti piccoli servizi che fanno un'ottima sanità. Perché sono quelle accortezze che un cittadino si aspetta, paga lì che tasse e si aspetta che qualcosa funzioni. E su questo vi vorrei raccontare una qualcosa. Nella legge di bilancio per il 2015 avevano stanziato un tot di miliardi, cioè sullo comparto sanità. E tutti, abbiamo stanziato, ma mi chiediamo 100 miliardi, dopo 6 mesi ne hanno ritolti. E noi gli abbiamo detto, ma scusatemi, ma siete pazzi, perché non ce li avevano. Ah, questo non è il modo di gestire uno Stato, ma nemmeno un ospedale locale, perché poi se voi pensate che anche tutti i tagli che vengono effettuati agli enti territoriali e anche regionali ricadono sui servizi ai cittadini. E allora noi che oggi come oggi abbiamo un ospedale che sta a metà strada, perché sta a metà a strada tra noi e Massa e deve coprire tutti, dobbiamo trovare quegli accordi, ma non quegli accordi politici che hanno fatto fino ad oggi
vabbè, io ti do questo, tu mi dai questo, siamo tutti contenti. Una delle prime battute che fece qualcuno a Carrara, quando io e Sara siamo state elette, è stata: da quando abbiamo due senatrici non arrivano più soldi alla città. Certo, non abbiamo mai fatto marchette e non le faremo mai, perché per noi non è inopportante fare la marchetta al territorio perché vogliamo essere rielette, noi vogliamo fare qualcosa per il territorio perché ci vogliamo vivere e dobbiamo star tutti bene. E quindi è importante, in una struttura che va a coprire il bacino di Carrara, Massa, i Monti, tutti, cioè quello è l'ospedale di tutti, dobbiamo trovare la quadra. Dobbiamo trovare la quadra poi per delocalizzare alcuni servizi fondamentali. Perché se, ah no, noi risolviamo quello, ma ci avremo un problema un pochino più in là. E noi oggi abbiamo chiesto un tavolo in cui sederci tutti. Perché io vorrei prendere Carrara. Io voglio vincere a Carrara. Perché non vedo soluzione. Non abbiamo soluzione. Cioè, quando noi dicevamo vogliamo andare al governo, no, noi dobbiamo andare al governo per risolvere, perché queste persone non lo sono in grado, non lo sono mai stati. E oggi, dopo un anno e mezzo che l'ospedale è aperto, vediamo che alcuni problemi sono sempre lì. Poi cioè, si sforzano, non lo metto in dubbio, ma non basta. Perché ci vuole l'operatore che si sforza, ma ci vuole la politica che poi lo tiene un po', che tira le briglie e fa da collegamento con il potere più in alto. E noi abbiamo questa possibilità e l'abbiamo sempre offerta. Io non ho mai ricevuto una telefonata dalla sindaco attuale per un problema a Carrara. Mai. Le informazioni ce le siamo sempre scambiati noi, i cittadini. Tutte le segnalazioni che noi abbiamo in regione, in comune, arrivano da chi utilizza il servizio. Ma perché non è la politica che l'ha risolto? E ancora, cioè, che facciamo del monoblocco? Io non lo so, cioè sta a voi scegliere, ma sta a voi scegliere assieme a tutti gli altri. Cioè, come io vorrei un tavolo con l'ospedale lì, lo voglio con la cittadinanza, con gli operatori, perché allora diamo un vero servizio. Noi abbiamo sempre ascoltato tutti. E abbiamo sempre cercato di risolvere le problematiche, non perché io aiuto colui perché so che vota il Movimento 5 Stelle, non frega. Cioè l'altro giorno è uscito un articolo di Grillo su Avvenire e quindi cioè, tutto il giorno siamo stati in qualche modo inseguiti per chiederci: ma ora che la Chiesa vi ha accreditato in qualche modo e segue il vostro principio di reddito di cittadinanza, con questa cosa qua state pensando di ripensare anche a quelli che sono i diritti civili che avete fatto le battaglie? Io guardo tutto, no. No, anche se lo chiedesse, perché non metto in vendita uno diritto per oppure in altro. E la sanità uguale è un diritto di tutti e loro stanno spostando questo diritto a chi se lo può permettere. Le convenzioni che lo Stato fa con le cliniche private, e anche lì hanno un tot di convenzioni, ma quando tu arrivi hai bisogno, quello ti dice è chiusa la convenzione, ho già occupato tutto, paghi. E loro vogliono fare questo. Tutti i provvedimenti che noi leggiamo, quello che può essere la pensione, quello che può essere la sanità, lo stanno spingendo sul privato,
E noi pensiamo che la sanità sia un diritto di tutti, come la scuola. La stanno distruggendo, stanno dando diversi soldi alle scuole private. Perché? Perché creare una scuola di serie A, una scuola di serie B? Creare una sanità di serie A di serie B? Poi i bravi medici dove andranno? Da dove li pagano poco o da dove li pagano tanto? Io non so se voi avete sentito negli ultimi 6 mesi la questione dell'educazione finanziaria. C'è questo progetto del governo di fare l'educazione finanziaria, ma il titolo vero è educazione finanziaria previdenziale e assicurativa. Cioè ci vogliono insegnare come spendere i soldi nelle assicurazioni private, nei fondi pensionistici e nei prodotti finanziari. Anche no. Anche no. Io pago le tasse, voglio un servizio pubblico e controllo il servizio pubblico. Noi vogliamo riformare il servizio e renderlo efficiente ed efficace. E non è tanto spendere 100, spendere 50, è come spendo quei 100, che è fondamentale. E tutti i soldi che hanno speso e continueranno a spendere per l'ospedale, se ne spenderanno altri, perché poi pioverà, ci sarà l'allargamento di tutte le case attorno, sono tutti effetti collegati a quella costruzione che pagheremo tutti. E allora cerchiamo di andare a individuare e cercare di modificare le cose finché siamo in tempo, perché più il tempo passa e più noi non avremo tempo, e io voglio avere tempo. Sì, volevate fare voi un intervento? Siamo ben contenti. Noi siamo. Il principio del movimento è la voce cittadina, quindi in questo caso. Buonasera, per chi non mi conoscesse mi presento, sono Diagini Paolo, sono presidente del comitato. Il termine specifico sarebbe primo soccorso e urgenza Carrara, però è un po' conosciuto da tutti con il termine del Rivogliamo il monoblocco, quel famoso sito che insomma su Facebook insomma era uscito. E onestamente oggi sono andato con il professor De Pasquale e insieme chiaramente anche agli altri, e onestamente sono rimasto male. Devo dire la verità che sono rimasto male, perché vedendo al di là del monoblocco in se stesso, che più o meno l'avevamo già visto quando c'era stata quella pseudo inaugurazione che così ce l'hanno fatta passare i primi di gennaio, in cui c'era il direttore generale e via dicendo, e lì c'era stata un po' l'inaugurazione di questo polo, di questo centro polispecialistico, che poi al di là di tutto era stato uno stratagemma a mio avviso di togliere il termine ospedale, perché chiaramente adesso non lo è più, e farlo passare proprio come un loro. L'ASL poi è abbastanza famosa per creare quegli acronimi in cui non si capisce niente, basta un piccolo, se andate a vedere, non so, a NOA, per dirne una, se voi entrate trovate in italiano, non trovate scritto niente, dai surgery, weak surgery, cioè tutta una cosa che cioè, quando entra una persona anziana ancora da capire dove deve andare, cioè immaginatevi voi la situazione. Eh sì, esatto, oppure tutti questi acronimi, mi è capitato proprio prima quando eravamo su al monoblocco, eravamo in visita all'oculistica, è arrivata una signora con il marito, due persone anziane, e c'era il vice direttore sanitario che stava parlando con me, questa signora viene e dice: guardi, noi dobbiamo fare la visita di controllo. E allora lui si rivolge a lei e gli dice: ma guardi che deve andare in
di H, ora mi dicevo HD, c'era anche lui, quindi deve andare in DH. Cioè, ora non l'ho capito io, non l'ha capito lui. Come mandare a quel paese? Ecco, sì, lei è rimasta un po' così. E questo è un vice direttore, per dire, ecco, cioè, per portare un esempio così spicciolo. Comunque, al di là di quello, la cosa che altro mi ha fatto star male è stata la visita, quello che chiaramente quando non siamo andati il giorno dell'inaugurazione non ci hanno fatto chiaramente vedere quello, i due piani che chiaramente sono chiusi perché sappiamo il perché, ma soprattutto l'ex pronto soccorso, che oggi l'ho visto dopo un anno e mezzo, due anni, e chiaramente veramente mi piangeva il cuore, come si dice, perché veramente una tristezza. Cioè, macchinari abbandonati, addirittura c'erano macchinari per le radiografie, eccetera, lasciati lì fermi, e tutto abbandonato, carte per terra, proprio l'incuria totale. Un magazzino, ecco, fate conto di vedere un magazzino, poi so che voi avete fatto anche un po' di immagini, quindi insomma avete modo anche di vederlo anche voi. Però al di là di tutto, al di là di questo discorso qua, vorrei un attimino ribadire quello che è stato il nostro, diciamo, mantra, come si dice, il discorso che si ripete all'infinito, no? Cioè quello che noi abbiamo chiesto come comitato per il primo soccorso urgenza. Noi abbiamo chiesto da sempre che il monoblocco ospiti una casa della salute di tipo complesso, che sarebbe praticamente quella che in teoria dovrebbe venire secondo il PAL, il piano attuativo locale, dovrebbe esserci una casa della salute di terzo livello, che tradotto in parole povere vorrebbe dire, passatemi il termine, full optional, cioè quella che praticamente ha tutti i servizi previsti dalla delibera regionale che è stata del 2015, se non mi ricordo male, poi lui era in regione, quindi sicuramente se la ricorda meglio di me. E al di là di quello, comunque, noi si pretende questo punto di primo soccorso che deve essere nei locali del monoblocco, ma non per un motivo, diciamo, di nostalgico, quanto cioè ritornare nei locali dove prima c'era il pronto soccorso, quanto per un motivo funzionale, perché sopra all'ex pronto soccorso c'è tutta l'unità operativa di radiologia, che quella è, cioè per darvi un'idea della radiologia che abbiamo noi, è praticamente al pari, come intensità e come macchinari esistenti, è al pari della radiologia che c'è a NOA. Cioè, quindi abbiamo gli stessi macchinari, l'unica eccezione chiaramente per la risonanza magnetica nucleare, che sappiamo ai suoi tempi, prima che verrà portata da massa e quando arriverà qua, onestamente secondo me sarà già obsoleta, però è una mia idea. Comunque, dicevo, quindi noi abbiamo raccolto queste 12.000 firme e con quelle siamo andati, inizialmente siamo andati chiaramente con il sindaco, perché in qualità di primo cittadino era lui che doveva, come dirci, appoggiarci e insomma aiutarci a sfondare quelle porte, come con l'ASL, che chiaramente sono dei muri di cui è impossibile parlarne altrimenti. Quindi siamo andati con il sindaco per i primi incontri. Poi successivamente si è visto che questi incontri altro non era un rimanda di volta in volta e non si arrivava mai a niente. Allora a quel punto, l'ultima volta con la De Lauretis, tra l'altro c'era anche Blasco a quell'incontro, cioè ci siamo proprio veramente sentiti presi in giro, perché qui è arrivata al punto che la De Lauretis praticamente ha come dire, scoperto le carte e si è capito che lei, come chiaramente anche tutto lo staff dirigenziale dell'ASL, sono contrari al punto di primo soccorso a Carrara, e l'ha ribadito anche, se non mi sbaglio, anche prima il dottor Biselli, insomma è stato abbastanza chiaro. Cosa che al di là di tutto è l'unica soluzione possibile, perché il pronto soccorso a Carrara purtroppo non si potrà più avere. Non si potrà più avere per un motivo abbastanza semplice, che non essendoci un ospedale dietro, alle spalle, non ha ragione, diventerebbe pericoloso. Ecco, un pronto soccorso senza un ospedale dietro, quindi senza la rianimazione, senza tutte la degenza eventuale, oppure comunque
tutta la serie di servizi che ha, non so, ad esempio l'ortopedico, il neurologo, il cardiologo, insomma tutti questi servizi che devono essere presenti in un pronto soccorso, perché in un'emergenza chiaramente ci deve essere tutto in quel momento. Qui purtroppo non c'è niente, anche se non voglio far nomi perché non mi sembra elegante, visto che non ci sono, comunque dovreste capirlo a chi faccio riferimento. Due esponenti della nostra amministrazione comunale che sono nella commissione medica del comune. Onestamente mi sembra molto strano che siano nello stesso tempo dipendenti dell'ASL. Ecco, questo mi sembra un po' un conflitto di interessi, diciamo. Ho capito, però qui hanno. E quindi voi leggerete sui giornali tipo che il monoblocco si è ripopolato e funziona tutto più di prima. L'abbiamo visto noi con i nostri occhi quando siamo andati su prima. Era di pomeriggio, io almeno non ho visto nessuno, né di medici, né ho visto praticamente qualche persona che andava a fare qualche visita. Al di là di quello, io veramente vi faccio i complimenti per questa iniziativa che è servita un po' come scossone e onestamente ci è servita, lo dico quasi in maniera forse egoistica, anche per poter vedere quello che non ci era mai stato fatto vedere. Grazie. Partiamo proprio da questa ultima affermazione, per vedere quello che non ci è stato fatto vedere. In realtà di cose da vedere ce ne sono ancora altre. Non abbiamo visto il sesto piano, non abbiamo visto il settimo piano, ma in realtà non abbiamo visto una cosa che, come si può dire, in un certo senso viene tenuta nascosta. Cioè si dice che i primi cinque piani sono cinque piani funzionanti, attivi. In realtà, in quei pochi piani che abbiamo fatto, oculistica è al secondo, terzo piano. In realtà, arrivando al terzo piano, ci sono due ali che in realtà sono chiuse. Cioè, uno pensa, tre piani sono funzionanti, o meglio, cinque piani sono funzionanti, però arrivando al terzo piano ci sono due ali che sono chiuse col catenaccio. Ora, io non credo che in una struttura sanitaria funzionante le porte vengano chiuse col catenaccio e con un lucchettone. Quindi, se tanto mira tanto, vuol dire che quelle due ali lì, quindi mi sembra primo e non so se primo e terzo piano, primo e secondo piano, in realtà sono chiuse a ogni funzione. Quindi, non è solo un problema di due piani, mettendo insieme queste due ali, a casa mia i piani diventano tre. Cioè, quindi vuol dire che il monoblocco sta lavorando all'incirca a metà, perché poi se consideriamo la zona, il rialzato, non so come viene chiamato, quello dove c'era il centro trasfusionale, eccetera. Avancorpo, ecco, grazie. I termini tecnici non li conosco bene, è una struttura che sta funzionando in realtà a metà, non per 5 settimi. In più, se consideriamo che di queste, delle 24 ore che dura un giorno, la struttura funziona dalle 8 del mattino alle 2 del pomeriggio, quindi un terzo della giornata, correggetemi se sbaglio, 8, 2, 3, 24, si capisce come ci troviamo di fronte a una situazione paradossale. Le regioni non hanno soldi per la sanità, però contemporaneamente si fanno operazioni immobiliari, perché per me quella del no è un'operazione immobiliare alla fin fine, che non si può definire in altro modo, perché c'è un nuovo ospedale, c'è un OPA che è un altro ospedale che è mezzo vuoto,
c'è il vecchio ospedale di Massa che stanno pensando di demolirlo perché del resto non sanno che cosa farsene, no? Abbiamo l'ospedale su Carrara, cioè siamo pieni di ospedali e sono tutte strutture che sono praticamente vuote. Cioè un eccesso di strutture che oggi come oggi non si sa come usare, che rappresentano poi alla fine che cosa? Un costo. Abbiamo visto dei locali molto belli, risistemati, quelli di oculistica, per i quali si dice che sono sovradimensionati. Alla fin fine siamo al paradosso. Abbiamo un nuovo ospedale in cui i locali sono sottodimensionati, abbiamo una struttura indubbiamente più vecchia che ha bisogno di essere comunque adeguata e che ha invece il problema opposto, cioè ci si sta fin troppo larghi, talmente larghi che oggi ci siamo stati ampiamente bene, siamo stati nell'atrio un'oretta quasi da una storia all'altra, qualche paziente l'abbiamo visto girare, comunque si contavano sulla punta delle dita, ecco. Per dire che il monoblocco si è riempito, forse si è riempito per quelle 8 ore della mattina, dal pomeriggio è praticamente un po' il deserto di Tapari, la filiale della Casa di Risparmio probabilmente da qualche tempo, se non cambierà il vento, sarà da chiudere, lo stesso bar aveva le luci accese dentro, ma era proprio per dare un'idea di presenza, perché poi in realtà era chiuso anche il bar. Immagino quei poveracci che hanno preso la concessione del bar, credo che siano poi così, alla fine così felici di avere una situazione del genere. Ci sono anche tutti i padiglioni di Monterosso. Sì, noi ora ci siamo fermati alla visita del monoblocco, strutture ce n'è altre, c'è tutta la zona dell'ex obitorio, quella dell'ex farmacia, dell'ex dispensario farmaceutico, ce ne sono tante, probabilmente sollecitano anche qualche appetito immobiliarista di qualcuno, quello ci sta pure. Quindi sinceramente sentire dire che il monoblocco è ritornato a vivere, sì, forse solo per quelle 8 ore della mattina, tra l'altro non stiamo parlando di 7 giorni su 7 come era prima, ma presumo di, correggetemi se sbaglio, 5 giorni su 7, quindi se andiamo a togliere le 16 ore del pomeriggio e della notte, andiamo a togliere 2 giorni alla settimana del weekend, insomma alla fine è un fumo negli occhi, non so se mi spiego, per non parlare poi di tutte quelle strutture che dovrebbero ancora arrivare, che arriveranno alle calende greche. Sappiamo bene che le promesse che sono state fatte all'epoca indubbiamente non sono state mantenute. In più quello che abbiamo visto con i nostri occhi, questi macchinari nuovi, sono quando i macchinari nuovi, ora noi, meno io personalmente sono un profano, però sono macchinari che ci è stato detto verranno rigirati in altri ospedali della Toscana, quindi vuol dire che poi alla fine sono macchinari funzionanti, non sono certo macchinari diciamo dell'anteguerra, quindi sono attrezzature che effettivamente sono ancora utilizzabili. Quindi questo ci dà l'idea di un comparto sanitario regionale che ha soldi da buttare via. Cioè la sensazione che si ha visitando il monoblocco è quello che ci sia la possibilità di scialare. Se noi prendiamo un giornale senza dover prendere necessariamente un giornale economico, prendiamo un giornale qualunque e leggiamo le cronache nazionali o regionali, ci rendiamo conto che il paese non se lo può permettere. Si sta parlando oggi, in questi giorni, di abbassare il cuneo fiscale e per realizzare l'abbassamento del cuneo fiscale alziamo l'IVA in modo tale che adeguiamo il costo del lavoro ai parametri europei.
questo vuol dire che i soldi allora in realtà non ci sono. La Laura prima ci ha fatto l'esempio di questi soldi messi a bilancio e poi scivolati via a distanza di poche settimane. Voglio dire, con questo sistema sinceramente non andiamo da nessuna parte. Oltretutto la sanità la stanno spostando sempre più lontana dai cittadini, sempre più lontana dalle nostre case. Non sarebbe un problema se a spostarsi fosse solo il malato. Cioè io mi sposto, vado, sono nell'ospedale, mi curano. Il problema sono l'intorno, è la famiglia che rimane sempre più lontana, è la famiglia che è sempre più in difficoltà a venirci a dare quel sostegno di cui poi comunque in tutti gli ospedali hanno bisogno. Voglio dire, anche solo la linea di autobus che, se Dio vuole, siamo riusciti in qualche modo a strappare, ma ce la paghiamo noi in realtà. L'altro giorno un tassista ci diceva che per arrivare dal centro città Marina prendeva, non vorrei sbagliare, ma sui 12-15 euro. Insomma, voglio dire, figuriamoci per andare a Noa, quanto chiedono, non è sostenibile per una famiglia. Le linee di autobus, per fortuna in qualche modo ci sono state garantite le nostre spese, perché poi la regione più di tanto non ce l'ha messo, il resto l'ha messo l'amministrazione comunale, con delibera del Consiglio Comunale. E non è che l'amministrazione comunale si è messa meglio, perché ricordiamoci che abbiamo un debito di 177 milioni di euro. Non è che possiamo permetterci chissà che cosa, e più la sanità si allontana e più i problemi comunque per le famiglie aumentano. C'è poco da fare, non so quanto i cittadini poi questo allontanamento è alla fine gestibile. Se invece uno ha la fortuna di avere un'auto privata, ci pensano i parcheggi, che ovviamente vanno in tasca non all'ASL, ma in tasca al privato. Perché un conto se il parcheggio in qualche modo va a finanziare la sanità pubblica, va a ridurre i ticket sanitari, il conto è se il parcheggio a pagamento va a finanziare la costruzione che ha fatto il privato del project italiano. Pure con la pubblicità, quindi insomma si capisce dove vogliono andare a parlare. Quindi purtroppo noi ci troviamo a ereditare una situazione che di giorno in giorno si fa sempre più chiara nella sua drammaticità. Noi stiamo incontrando tantissimi cittadini, anche ieri eravamo in incontro con la dirigente scolastica e il consiglio d'istituto. Di una delle tante scuole che abbiamo, i problemi sono sempre gli stessi. C'è un sacco di cose, ci sono ancora un sacco di cose da sistemare, da adeguare alla normativa antifisica, da adeguare alla normativa antincendio, alla mancanza di strutture. Questa è la città che andiamo a ereditare. Il problema è che tanti cittadini dicono, ma abbiamo il marmo, quindi abbiamo la possibilità, non capiamo come mai la città sia in queste condizioni, però la realtà che andiamo a ereditare è proprio questa, un buco di 177 milioni di euro e una città che è tutta da sistemare nei suoi edifici pubblici, dal municipio, non dimentichiamo, cioè dal municipio fino in realtà all'ultima delle case popolari, che poi purtroppo ci sono anche questi aspetti da tenere in conto, ci sarebbero. Che poi a metterli tutti insieme, capite bene che conti, direi che non torna. Su questo direi che il quadro è molto, molto chiaro. Ringraziamo per la partecipazione a chi ci ha seguito in streaming e ai consiglieri regionali che ci hanno supportato e che continueranno a supportarci.
e il resto rimbocchiamoci le mani per tutti. Grazie.